Il brano Sono bugiarda che andremo ad eseguire è il maggior successo del periodo beat della Caselli, assieme al grande successo di Sanremo del 1966 Nessuno mi può giudicare. Era una cover di un successo internazionale dei Monkey I Can Believe, una canzone composta da Neil Diamond e tradotta in italiano da Mogol. Una volta tanto il testo non travisa l'originale come di solito succede, almeno nel senso, anche se il titolo era rivolto totalmente in negativo. Sono bugiarda anziché io ci credo e così via. E aggiungeva un significato sociale e generale che nell'origine era totalmente assente, essendo rivolto solo alla sfera individuale del protagonista. L'interpretazione di Caterina Caselli e del suo gruppo storico Gli Amici era all'altezza di quella del gruppo americano, se non superiore per ritmo e convinzione. Dallo stesso originale anche una cover composta da I Chiodi, con il titolo Accendi una stella, pubblicata pochi mesi prima, con testo diverso, di pace, ancora più lontano dall'originale. Al Festival di Sanremo dello stesso anno, dove si classificò all'ottavo posto. Il brano era nato dalla chitarra di Ron con un motivo di origine country americano, ma nelle rielaborazioni successive, arrangiata con arpeggi di chitarra acustica e strumenti a petro,
ricorda il fado, genere di musica popolare tipicamente portoghese. Secondo lo stesso Lucio Dalla, il brano parla di un bohemien, giovane artista, che nell'attesa della notorietà conduce una vita povera e disordinata. Da sottolineare che Piazza Maggiore a Bologna non è mai stata chiamata Piazza Grande, dove ci sono mai state banchine o erba, citate invece nel testo. Un'altra diffusa versione asserisce che la piazza a cui fa riferimento la canzone sia invece la piccola e raccolta Piazza Cavour, sempre a Bologna, che presenta tutti gli elementi citati nel testo. La canzone viene reinterpretata da Tosca per la serata delle cover nell'edizione del 2020 del Festival di Sanremo. Questa invece addirittura, con la partecipazione di Silvia Perez e Cruz, si è classificata al primo posto. Nel videoclip della canzone è presente una citazione del maestro Dalla, autore originale del brano, intento a suonare il sassofono. Ovviamente di ascoltare da noi, questo
Questa canzone è l'espressione perfetta di quell'ironia menefreghista con cui Battiato nascondeva all'interno di un brano super leggero e radiofonico un universo sterminato di informazioni e mondi, fregandosi del fatto che sarebbe rimasto inaccessibile ai più, anzi volutamente nascondendolo ad essi. Com'è? Utilizzando un movimento molto semplice come questo, voglio vederti danzare. E allora chi si ferma al motivetto, che continui pure a danzare intorno alla stanza. Per gli altri, altro che danza, si parte per un viaggio di migliaia di chilometri verso l'Oriente, alla scoperta di etnie diverse, tradizioni antichissime, di culture e popoli lontani e di altri più vicini. Un viaggio che ha come filo conduttore la danza. Danza come linguaggio del corpo, dello spirito, rituale proporzionato, mezzo che entra in contatto con il divino o semplicemente convivialità. Thank you.
Salve, io sono Massimo Luciani, sono il responsabile di questo museo che si chiama Museo dei Cicli Geologici. È un museo praticamente dedicato sia al tema della natura geologica di questa parte di territorio dell'Umbria occidentale, a cavallo tra tre regioni, tra Umbria, Lazio e Toscana, ma parla anche di un antico mare che si trovava in queste zone. Parliamo dell'antico Mar Tirreno. E in particolare in questa teca si può vedere come si costituiva questo stretto braccio di mare, che in realtà era proprio un golfo, dove si può vedere a Verona, situato diciamo verso la parte di apertura di bocca verso il mare aperto, e che si andava a chiudere nella zona di Chiusi, città della Pieve. Questo golfo marino così antico, parliamo di circa 1.800.000 anni fa, è molto importante perché sono stati ritrovati proprio vicino ad Alverona una serie di resti fossili molto importanti, appunto resti fossili di cetacei, in particolare per questo viene chiamato Golfo dei Cetacei, ma tutta un'altra serie di reperti fossili che in qualche modo vivevano intorno alle parti morte, diciamo, di questi grandi cetacei marini che davano nutrimento per tanti altri animali, come potremmo vedere anche dentro il museo. La caratteristica di questo territorio dal punto di vista diciamo dei sedimenti presenti mostra tre particolarità. Da una parte possiamo trovare delle argille azzurre, queste corrispondono praticamente alla parte del fondale marino dove i sedimenti erano più fini e oggi si presentano esattamente così, questa colorazione grigio-azzurra. Una parte invece più sabbiosa, con granulometria un pochino più spessa, che si presenta con questa colorazione giallastra, e poi un'altra parte dove accanto alla diciamo formazione sabbiosa si possono trovare anche dei ciottoli. Ecco, qui ci troviamo sostanzialmente sulla parte di spiaggia di quella che era l'antica spiaggia, a confine tra la zona emersa e la zona diciamo sommersa marina. I nostri resti fossili di cetacei li abbiamo ritrovati prevalentemente nella parte delle argille grigio-azzurre. Uno dei reperti più importanti, anzi sicuramente quello che ha maggiore valore, ma anche a livello mondiale, perché è l'unico ritrovamento al momento trovato di questo che vedete, si tratta di Ambra grigia fossile. Il suo nome in latino è Amber grisignus Alverona, proprio perché è stato ritrovato qui ad Alverona, ma anche perché è l'unico reperto al mondo al momento ritrovato. Che cos'è l'ambra grigia? Si può vedere anche da questa immagine alla parete. L'ambra grigia è un prodotto dei capodogli che si forma all'interno del loro intestino, e si forma perché i capodogli sono particolarmente ghiotti di calamari. I calamari hanno dei becchi chitinosi formati da chitina, una parte che non è digeribile per i capodogli, non possono nemmeno espellerli con le feci, e quindi si accumulano nei loro intestini. Accumulandosi negli intestini possono arrivare anche ad ostruirli e quindi creare anche dei piccoli danneggiamenti sulle pareti intestinali. Quindi che cosa fa l'intestino? Produce una sostanza che va ad avvolgere questi becchi, quindi questa sostanza che è l'ambra grigia va a accumularsi fino a quando il capodoglio muore, va a fondo, una volta arrivato a fondo diventa nutrimento e una risorsa trofica per tantissimi altri organismi, la carcassa si apre, quindi l'ambra grigia, che è rappresentata qui da questa immagine, si libera, viene trasportata dalle correnti e poi fino a ritrovarsi sulle coste. La fortuna che abbiamo avuto ad Alverona è che sono state ritrovate ben 25 strutture di questa ambra grigia allo stato fossile, quindi è stata ricoperta da sedimenti, è avvenuto tutto il processo di sostituzione della parte organica per quella minerale. Dicevamo che questo microecosistema che si creava in forma delle carcasse del capodoglio, ma anche delle balene, insomma di tutti i cetacei che popolavano questo golfo marino,
qua vedete rappresentati degli squali, ci sono dei ricci di mare, ci sono dei granchi. Tutti questi organismi li ritroviamo esattamente in questa teca. Questi sono reperti che sono stati ritrovati accanto o intorno all'area, diciamo, dove sono stati estratti anche degli scheletri fossili di cetacei, e in particolare nella parte superiore vediamo degli echinidi, diciamo dei ricci di mare, sotto troviamo dei crostacei, in particolare proprio dei granchi, si vede benissimo la forma, e invece da quest'altra parte troviamo tutti i vari denti di squalo, meglio dei vari pesci cartilaginei che sono stati ritrovati e è stato possibile identificare. Naturalmente si possono trovare solamente i denti per i pesci cartilagini, perché lo scheletro cartilagineo non è fossilizzabile, mentre i denti lo sono. Accanto troviamo un'altra teca dove ci sono ben due esemplari di diciamo piccoli cetacei, piccoli per modo di dire, parliamo di cetacei che potevano raggiungere, diciamo, la lunghezza di 5-6 metri. Oggi diciamo, i parenti stretti moderni di questi organismi, che si chiamavano, erano del genere Balenula, possono arrivare fino a 14 metri. In questi scheletri è ben conservata la parte, diciamo, frontale, diciamo, la parte della testa e una parte della cassa toracica. Manca tutta la parte caudale, perché è stata portata via dall'erosione. Abbiamo ritrovato anche un altro resto di cetaceo che al momento è in fase di restauro e molto presto occuperà questo spazio vuoto qui davanti a noi. Per il nostro concerto ci siamo trasferiti all'interno delle fontane di Allerona Paese, un luogo dove le donne venivano a lavare i panni, ormai non è più usanza. In questo luogo canteremo dei brani popolari. Purtroppo i canti popolari legati alla tradizione contadina ormai stanno sparendo da molto tempo. Già agli inizi del Novecento, già con Béla Bartók nel 1910, affermava che la musica popolare sta sparendo e bisogna sbrigarsi a raccoglierla. Se da un lato la riscoperta e la riproposizione dei canti popolari assume valenza non soltanto di memoria del passato, ma anche di rivitalizzazione del nostro vissuto, la memoria è il nostro futuro, recita uno slogan forse pubblicitario, ma puntualmente ed efficace. Dall'altro, non si può dimenticare che il canto tradizionale, termine più consono rispetto a popolare, è stato ed è uno strumento di comunicazione, di conoscenza importante, a mio avviso, della vita della gente, delle tradizioni, appunto, della quotidianità. Ma pure nella storia, sì, della storia, ma raccontata da un altro punto di vista, non quello ufficiale ed istituzionale, bensì quello di chi la storia l'ha vissuta e sofferta, in silenzio, ignorato, vilipeso, trascurato, ossia quello del popolo o, in altri termini, più semplicemente della realtà contestuale. Tramandandoci dai nostri antenati e da noi stessi, più o meno, bene o male, assimilata. Il nostro paese è ricco di fissate tradizionali, di tale cultura, di storia raccontata nel canto e con il canto. L'Umbria è una regione che non è almeno di questa. All'interno canteremo, il primo brano è l'invito, che fa parte della tradizione umbra. Fa parte infatti di una raccolta, quella che faremo, armonizzata, perché logicamente all'epoca non c'era un'armonizzazione, da Bartolini e Berardi, e rielaborata da Maria Luisa Mano, che sarei io. È caratteristico della campagna intorno a Perugia ed esprime una lieta danza collettiva nell'aglia contadina. L'invito è rivolto a Rosina, fresca sposina dello squadrinato mechino, che la brava Annetta preparava una buona e gustosa bruschetta per tutti. L'altro brano invece
è un brano che abbiamo deciso di farlo proprio per il posto, è Amor dammi quel fazzolettino, proprio perché parla di fonte. È un canto popolare italiano composto da un anonimo, quindi non sappiamo chi, nel XIX secolo. Il testo è stato evidentemente modificato nel tempo e anche in qualche parte, anche perché all'inizio si parlava di ferro a vapore e la nascita di questo brano si pensa sia intorno al 1926. Fu cantato anche da Gigliola Cinquetti nel 1971, poi ci sono stati anche altri che l'hanno cantato, quali Orietta Berti, I Girasoli e, non ultime, Le Mondine. Grazie e buon ascolto. Faremo la riverenza.